Buongiorno, oggi torniamo con le nostre Madden Tips e affrontiamo un argomento che mi è stato segnalato e richiesto da molti, cioè come sviluppare il gioco di corsa. Allora, il gioco di corsa naturalmente dipende dal tipo di giocatori che avete, dalla OL che avete, ma ci sono due modi sostanzialmente per poter correre, o sfruttando le linee esterne o andando dentro, dritto per dritto, forte, passando via, diciamo, between the tackles, che sarebbero guardia e tackle, oppure cercando di prendere l'angolo esterno e sorprendere la difesa per sfruttare anche i placcatori, ma che sicuramente sono meno forti della difesa avversaria, sull'esterno. Questa è una tipica azione di stretch, è un outside zone, che è un concept molto praticato ultimamente. Guardate come si sviluppa, è molto interessante perché, diciamo, c'è molto del coach, della capacità anche di manovrare il giocatore. Vedete, qui la linea si allarga e nel momento dello snap ci sono praticamente 7 giocatori chiamati a bloccare. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e se vogliamo anche 9, cioè tutti i giocatori della squadra, eccetto quarterback e running back, sono pronti a bloccare. E naturalmente vedete che il gioco si sviluppa verso questa direzione, andando dunque verso destra, con questi giocatori qui, ora vi faccio vedere, questi giocatori qui, questo gruppo di giocatori qua, che blocca la spalla esterna del difensore, così come questi e questi, perché tutti spingono, diciamo, verso lo stesso lato per liberare lo spazio esterno. Infatti, guardate come si sviluppa l'azione. Tac, vedete, il giocatore, il running back, ha preso l'angolo esterno, poi fa una cosa folle e se ne va, e va a segnare il 7-0. Calcolate che questa partita è finita all'overtime, quindi capite quanto è stato pesante questo touchdown. Lo rivediamo, guardate qui, in questo momento il giocatore ha preso l'angolo, ha preso questa zona qui, ma è chiuso perché ci sono 1, 2 e 3 giocatori pronti a placcarlo. Cosa succede però? Giravolta spaziale, guardate che roba che fa, tac, però qui questo è il momento decisivo dell'azione, questo, esattamente questo, perché il giocatore ha di fronte a sé questo spazio, ha trovato il buco, vedete c'è anche il lavoro di questo giocatore che placca, fondamentale, e di questo giocatore che sta andando a placcare l'ultimo difensore rimasto. Gli altri sono tutti tagliati fuori proprio perché si gioca in stretch. E il corridore ha tutto lo spazio dritto per andare, e infatti se ne va. E Penny è un giocatore, diciamo, tremendo, perché ti può colpire sia all'interno che all'esterno. Abbiamo cambiato partita e vi faccio vedere un altro tipo di corsa, questa volta la corsa interna. Qui naturalmente bisogna vedere come si stanno muovendo e chi abbiamo di fronte. Questo è un attacco con 3 wide receiver running back, ma di contro abbiamo una nickel defense. Nickel defense perché abbiamo i 2 outside linebacker in 2-point stance, cioè senza la mano per terra, i 2 defensive tackle, 2 linebacker e 3 defensive back. Eccoli qua. 1, 2 e 3. Questi sono i 3 defensive back. Questo è il primo. Insomma, avete capito? E quindi c'è dello spazio qui, soprattutto qui e qui. Ma questi sono i gap che dovrebbero andare a bloccare i linebacker. E vediamo come si sviluppa l'azione. Guardate, parte il pallone. Questo è il momento in cui la vostra visione, cioè la vostra capacità di leggere i blocchi, fa la differenza, perché il running back può andare o qui
per cercare magari di tagliare poi e andare dritto qui o andare verso l'esterno. Vedete, il running back è posizionato verso la corsa esterna e il consiglio è quello di non cambiare mai repentinamente direzione se non siete sicuri. Infatti, sfruttando la sua accelerazione, il running back riesce a girare l'angolo e a trovare un ampio primo down. Questo è fondamentale. Cambiamo azione. Guardate, andiamo avanti veloci. Eccolo qua. Questo è fondamentale anche per la goal line. Guardate. Questa è un high formation, quindi con fullback e running back di partenza. Ci sono 4 uomini di linea, 2, 3 e 4 a bloccare, questo è il terzo, si vede meglio, questo è il quarto, 4 linebacker ed è una difesa, diciamo, pronta per difendere contro le corse. Che cosa succede però? Avendo subito tante corse esterne, si allarga ed ecco qui, guardate lo spazio che si crea. Il running back ha tutta questa zona dritta, ma il centro che sta bloccando e in più il fullback pronto ad andare sul secondo livello. Questa è la zona da attaccare. Questa è la zona che va attaccata e infatti guardate dove va a colpire il running back, che è un power back, viene placcato, ma con la sua forza si trascina la palla in touchdown e sono 7 punti fondamentali. Questo per farvi vedere come ci sono diversi stili di corsa, ma siete voi a scegliere dove spingere il vostro running back.